Buongiorno escursionisti, oggi mi trovo in località Blitz, sono appena sopra Santa Maria Maggiore in Val Vigezzo e oggi vi porto in vetta al Monte Zicher. Eccolo qui il primo cartello che mi dà le indicazioni per il Monte Zicher a 2 ore da qui, sentiero M37. Partito e niente, ci riprovo perché qui ero già stato qualche mese fa quando è venuto qui, mentre stavo facendo questo sentiero qui, forse ero a metà del sentiero, aveva iniziato a nevicare pesantemente, quindi avevo annullato quel giro lì e me ne ero tornato felicemente a casa, anche perché veniva giù veramente tanta neve. Riprovo questo sentiero qui e questo giro qui, vediamo questa volta se riesco ad arrivare su in vetta. Beh, in teoria sì, anche perché come potete vedere neve ormai non ce n'è più, siamo in primavera e quindi sarà molto probabile che arriverò su in vetta. Eccola qui la chiesetta dell'oratorio di Blitz, lì è riportato 1270. E bella sta chiesetta, tanto me l'ho fermato qui a mangiare, sotto il porticato qui. E niente, io sono arrivato da lì, adesso si prosegue su di qua. Ecco la prima baita che si incontra appena si sale su. Bella, tutta messa a posto, sistemata. Mamma, guarda che giornata, fa che caldo. Adesso mi tiro via il cappellino. E anche di qui, non so se si vede il controluce. Altre baita anche qua. Spettacolo. Che giornata, guardate com'è bello limpido. Bello, è un alpeggio uno dietro l'altro. Poi stanno facendo sempre lavori. Sono impedito a sistemare questi alpeggi. Bello. E qui qualche tappo di birra attaccate a questa fontana. Arrivato un cartello
mi dice Alpe Oro, è segnato 1560, poi hanno corretto in 1460. Monte Zicker, 1 ora e 20 minuti, e comunque sempre il sentiero M37. Comunque incredibile come ritornare in montagna mi ha risistemato tutto. Sì, perché ho fatto quasi un mese a casa, quest'anno è uscita fuori un'allergia che non avevo, e quindi naso completamente chiuso, ma anche stamattina naso completamente chiuso. E adesso invece, cioè, incredibile, la natura sistema veramente tutto. Sono arrivato in prossimità di un altro cartello. Vediamo un pochino. Monte Zicker, 30 minuti da qui. Ula. Eh sì, penso che la mia vetta è sopra lì. Io sono salito da lì, cioè sono arrivato da sotto lì. Sono salito su, la traccia si vede bene, è mezz'ora ma si vede. E adesso su di qui. Diciamo che c'è un altro bel pezzettino da fare. Qui si sale in mezzo alle rocce, come vedete è abbastanza, sì, è abbastanza ripido, può salire sui gradini. Andiamo a conquistare la vetta che deve essere qua sopra. Mi sa che sono il primo stamattina a salire su in vetta. Sono su, non la vedo. Eccola lì, adesso la vedo la croce. Eccola lì, sono arrivato. Thank you.
Eccomi qui che sono arrivato in vetta al Monte Zicher a 1967. Eccola qui la croce di vetta, una piccolissima croce che si trova qui. Bello, sono contento, una bella salita dopo un mese che non salivo. Devo dire è stato molto piacevole. Rampic, cioè, viene su bene, non sono tantissimi chilometri, però è piacevole. Piacevole da fare, poi il panorama che si può ammirare da qui è qualcosa di spettacolare. È venuto qui proprio per questo motivo qui, perché questa vetta qui è molto panoramica e adesso vi faccio vedere il panorama che si può ammirare da qua. Eccolo qui tutto il panorama che possiamo ammirare in vetta al Monte Zicher. Guardate che spettacolo, poi tutti gli alpeggi che ci sono lì, c'è anche il Rosa che si vede bene, guardate, bella, Val Vigezzo, anche qua sotto guardate che c'è un altro alpeggio, bello, bello, bello. Che spettacolo. Poi da sto lato qui abbiamo poi di là il versante svizzero, là in fondo non mi scordo come si chiama quel lago di porca paletta, mi sfugge il nome, però bello, guardate che spettacolo, bello, bello, bello. Colazione fatta, adesso carico lo zaino, lo metto in spalla, ritorno giù. Prima non vi ho detto un po' due dati. Allora, per venire su c'è un chilometraggio di 3 km e 900 metri. Io ho impiegato 1 ora e 49 minuti e c'è un dislivello di 698 metri. Adesso torno giù, qui si sta veramente... Oh, porca miseria, per essere metà aprile fa parecchio caldo. Adesso torno giù, mi fermo un alpeggio e mi fermo lì a mangiare. E niente, bello. Bello, è passato anche un aliante. Bello, passato, ci siamo salutati, peccato non sono riuscito a fare quella scena lì. Si sono salutati tutti e due, ha fatto proprio un doppio giro per potermi salutare e poi è andato, ha preso un'altra strada, incredibile. E si riparte, si ritorna giù, adesso mi fermo giù a un alpeggio perché mi fermo giù a mangiare e oggi c'è una sorpresa perché per pranzo oggi, faccio vedere appena arrivo. Dai, andiamo giù. Ormai ci sono, quasi pronto il risottino. Adesso ancora un minutino, massimo due, e poi si mangia. Bah, il risultato non sembra male, adesso vediamo se è buono. Buona. Devo dire che è tutta un'altra cosa poter mangiare qualcosa di caldo. È vero che non fa freddo, però... E dopo questa sosta qui, qui alla chiesa dell'oratorio dell'Alpe Blitz, ritorno a macchina, praticamente sono arrivato. È stata una bella giornata, sono contento. Peccato un po' per il vento che si è alzato adesso, però tutto sommato, giornata top. Arrivato al parcheggio, quindi il giro si conclude.
Beh, comunque ho fatto 7 chilometri, 800 metri, ho impiegato 3 ore e 16 minuti e ho fatto un dislivello di 711 metri. Tutto sommato un bel giro, abbastanza impegnativo, soprattutto per chi magari non è allenato. E io ero fermo, sono stato fermo un mese, devo sincero, sono detto, ho fatto parecchia fatica, però niente, nessun tratto pericoloso, tranne magari il pezzo finale, come ho fatto vedere, che magari bisogna stare un po' più attenti. Niente, che dire, che ci vediamo al prossimo video. Anche questo video finisce qui, ti ricordo se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale, lascia un commento, attiva la campanellina, ma soprattutto spolliciate. Ciao e al prossimo video!